Fat Film Radio, sempre qui a Venezia 74 e oggi sono in compagnia con l'entourage di The Disappearance. Infatti sono qui con Alias Gari, Farnoush Samadi, Oria e Dari pure. Benvenuti, welcome. Grazie. Iniziamo con una domanda di rito, ma bisogna sempre farla. Enunciamo un attimo il film, The Disappearance, dove nasce la vostra collaborazione e il desiderio anche di eseguire questo progetto. ایده اصلی فیلم در واقع یک اتفاق واقعی بود که برای دوست فرنوش افتاده بود چند سال پیش و ما وقتی با هم صحبت کردیم در ابتدا ایده یک فیلم بلند در ذهنمون بود که بسازیم اما به دلیل شرایطی که تو اون دوره ما داشتیم تصمیم گرفتیم که در واقع این فیلمو یک فیلم کوتاه ازش بسازیم و خب فیلم ساخته شد استقبالم خوب بود ولی از اون به بعد همیشه در واقع کاراکترهای فیلم در ذهن ما زنده بودن و بهشون فکر کردیم یه فرصتی هم بود که دو سه سالی فرصت داشته باشیم که خب ایده رو پرورش بدیم. L'idea di questo film parte da un evento reale accaduto a Farnoush diversi anni fa. Farnoush, ad un'amica di Farnoush, e quindi da quando questo evento è accaduto ne abbiamo discusso, avevamo l'idea di fare un lungometraggio, poi date le circostanze del tempo che avevamo abbiamo deciso di fare un cortometraggio, ma ciononostante i personaggi di questo cortometraggio erano rimasti vivi nella nostra mente. E dopo diversi anni, dopo due o tre anni, quando siamo riusciti a mettere insieme le idee, poi abbiamo deciso di fare questo film. Cioè, infatti, è interessante questo, che appunto parte da un fatto esatto, accaduto, perché si sente la visceralità, il vero, e soprattutto nello sceneggiato, nella parola parlata, e che ovviamente si riflette negli attori. Com'è stato per voi appunto collaborare soprattutto sulla parte scritta e scegliere anche diciamo parola per parola perché si basa tutto sul filtro della parola e quindi la parola deve essere anche quella diciamo più violenta, più vera, più diretta. Allora non era tanto difficile, da un parte era difficile decidere per i dialoghi, ma da un parte non era tanto difficile perché uno di questi personaggi del film ero io quella sera, perciò ho visto tutto, ho vissuto in quel momento, ma comunque sempre abbiamo cercato di scrivere non un documentario, scrivere più una cosa cinematografica. E forse la parte più difficile era questo, che come possiamo non scrivere un documentario che scrivere una... Sì, abbiamo lavorato, noi sempre parliamo tanto prima di scrivere, magari 4-5 mesi abbiamo parlato dal primo alla fine, ma anche sui dialoghi e poi cominciamo a scrivere per forse 2-3 mesi e poi ogni 2 mesi di nuovo rinnoviamo per sapere, perché qualche volta succede che scrivi una cosa e dopo 2 mesi sì, ho scritto io, sì. Infatti, per la natura del film, soprattutto perché tu sei così vicina a questo fatto, ti sei trovata quasi a creare da qualcosa di molto particolare poi qualcosa di universale, quindi raccontare le donne in Iran in maniera lata, perché sai, parte la scrittura, poi c'è la produzione e poi ovviamente anche in montaggio, il post. Ti sei trovata alla fine quindi con... il prodotto finale che rifletteva l'idea originale o invece hai visto qualcosa che si è evoluto? Metà. Perché questo, se volevamo fare questo il film 8 anni fa, che ho sentito che è successo per mia amica, secondo me non era così, non usciva così. In questi anni che io ho visto ancora le donne, i problemi miei, secondo me un po' abbiamo cambiato qualcosa. Di non dire direttamente, ma invece avere i problemi
magari i piccoli problemi di tutte le donne in Iran. Sì. Emporio, for you, dopo traduciamo in inglese. When did you actually come on board for this project? When, you know, from the very beginning, or actually was something afterwards? What was your, the relationship as well, both on set and afterwards, with the directors and the writer? First of all, first. بگو من اول فیلم کوتاهشو دیده بودم توی کن بیشتر از دو ساعت و خیلی از فیلم خوشم آمده بود. خیلی هم فیلم خوشم آمده بود وقتی تو کن دیدمش و خیلی همیشه دوست داشتم که چقدر خوب میشد که یه فیلم بلند میبود. بعد که با بچه ها چند سال بعد آشنا شدم، بچه ها داشتن که تدارک میدادن که کارشون رو شروع کنن، که من خوشبختانه تونستم که به موقع موقعیت رو پیدا کنم و باشون همکاری کنم و الانم خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد. و یه مقدار سخت بودن نظر مالی، چون کمک خاصی از هیچ جایی نداشتیم، ولی با همون چیزی که بود به بهترین نفع فکر کنم که انجام شد. و واقعا انتخاب سختی از نظر تهیه کننده نبود، از نظر کارنامه بچه‌ها و کارهایی که پشت سر هم می‌کردن و خیلی همش داشت می‌درخشید و دیده می‌شد و یه خورده در واقع خیالم راحت بود از نتیجه کار. خیلی هم خوشحال شدم بعد پروژه‌ام که بیشتر با هم آشنا شدیم، واقعا از حالت همکاری خود خارج شده و واقعا احساس می‌کنم که یه خواهر برادر جدید دادم در واقع. Perfetto. Mentre passo il microfono io traduco velocemente la domanda. Ho solamente chiesto appunto per Poria come è stato lavorare con i due registi e la sceneggiatrice anche, e quando è iniziato il tutto e che tipo di relazione avevano appunto sia sul set che poi nell'intero processo. È la prima volta che sono venuto a conoscenza di questo film era il cortometraggio quando è stato presentato a Cannes. È stato subito un colpo di fulmine, l'ho amato moltissimo. E da lì veramente mi è rimasta in mente l'idea di un lungometraggio. Quando i ragazzi hanno iniziato a lavorare sul lungometraggio, poi abbiamo discusso e avevo le circostanze e le condizioni per poter dare una mano per la produzione. Non dico che non è stato difficile, è stato difficile, il budget era uno dei problemi, però la scelta da un punto di vista della produzione mi rendeva tranquillo, l'idea era fantastica e per cui nonostante tutte le difficoltà sono riuscito a siamo riusciti insomma a mettere insieme il progetto. E ora, dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto, dopo tutta la collaborazione professionale, sento che ho trovato non solo dei colleghi, ma anche dei fratelli e delle sorelle, per cui è stata un'esperienza fantastica. Grazie mille, grazie veramente per essere qui con noi a Fred Film Radio, The Festival Insider. Grazie.